Nessuno deve avere paura della verità. La verità rende liberi. Le dittature, tutte le dittature, falsano la storia manipolando la memoria nel tentativo di imporre la verità di Stato. La nostra Repubblica trova nella verità e nella libertà i suoi fondamenti e non ha avuto timore di scavare anche nella storia italiana per riconoscere omissioni, errori o colpe. Ribadendo la condanna per inammissibili tentativi di negazionismo e di giustificazionismo, segnalo che il rischio più grave di fronte alle tragedie dell'umanità non è il confronto di idee, anche tra quelle estreme, ma l'indifferenza che genera rimozione e oblio. Sergio Mattarella, 10 febbraio scorso. Tutti voi che ci state ascoltando su Radio Ostuni e ci state anche vedendo. L'Istituto Barnaba Bosco di Ostuni è entrato nella storia. Per la prima volta una delegazione di 15 alunni con le docenti Cavallo Filomena e Iaia Rosa qui presenti ha raggiunto Cracovia nell'ambito del progetto nazionale Il Treno della Memoria. Grazie ad una felice intuizione della dirigente scolastica, dottoressa Gwendalina Cisternino, qui presente e che salutiamo. Si è vissuto un viaggio dal forte valore culturale ed emotivo all'interno di uno dei più importanti percorsi educativi in Italia, che accompagna gli studenti e le studentesse nella visita ai campi di concentramento e sterminio. Bene, il Treno della Memoria è stato un pellegrinaggio laico, come usano chiamarlo gli organizzatori. Un percorso che costruisce comunità, un viaggio che ci contamina, che definisce una nuova cittadinanza e ci cambia per sempre. Parla di storia e memoria del passato, anche di testimonianze ed impegno nel presente. Un saluto anche ai nostri ospiti qui in studio. Ho qui accanto a me l'alunno Mattia, la professoressa Cavallo, la professoressa Iaia, l'alunna Carla e la dirigente. Saluto anche i ragazzi che ci stanno seguendo e i nostri cari colleghi docenti della Barnaba Bosco. Bene, entriamo nel vivo di questa trasmissione che abbiamo chiamato I ragazzi nella storia, per quello che ci siamo appena detti. E tante emozioni, carissima dirigente. Vengo a lei per la prima domanda. Può raccontare agli ascoltatori di Radio Ostuni come è nata in lei l'idea di far vivere agli alunni della Barnaba Bosco questa bellissima esperienza di vita? Buonasera, buonasera a tutti. È nata già negli anni scorsi un'idea che mi frullava, insomma, nella testa da tanto tempo e che poi abbiamo dovuto, come comunità, abbiamo dovuto rimandare per via della pandemia, ma che poi quest'anno ha avuto appunto la sua posa in essere, insomma. E perché quest'idea? Perché ritengo, io sono una grande amante della storia, mi piace studiarla, mi piace approfondire, soprattutto il periodo appunto del nazifascismo, che sembra molto lontano nel tempo, ma a livello storico 70-80 anni, insomma, non sono assolutamente nulla, ci dicono gli storici appunto. Perché in particolare quel periodo? Perché, come sappiamo, è un periodo tragico, assolutamente un'onta ha lasciato una macchia indelebile sulla nostra Italia, a causa appunto di assolutismi, di ideologie, di mancanza di libertà sostanzialmente, no? Quindi assoluta assenza di confronto di idee, come diceva appunto lei prima. Non bisogna, come ha detto appunto il presidente Mattarella, non bisogna avere timore del confronto anche estremo a volte, purché si rimanga sempre nell'alveo del confronto democratico, nell'alveo del rispetto reciproco, cosa che invece quel periodo non ha, come appunto i fatti raccontano, non ha potuto vivere, non ha vissuto. Questo perché quindi l'idea di
proporre ai ragazzi, proporre alla nostra scuola, e sottolineo per la prima volta nella storia della scuola Barnaba Bosco di Ostuni, perché ritengo che è importante, che sia molto importante che i ragazzi conoscano di persona, vedano di persona, per quanto possibile ovviamente, quello che è stato, conoscano e vivano sul proprio, sulla propria pelle l'orrore che si percepisce in quei luoghi. Questo perché? Proprio perché bisogna superare il muro dell'indifferenza, come dicono i testimoni, anche quelli che non ci sono più, che ci hanno lasciato, e quelli che sono ancora in vita, come la senatrice Segre, Liliana Segre, ma come tanti altri. Superare il muro dell'indifferenza, come è possibile superare questo muro? Solamente appunto conoscendo quello che è stato, studiando quello che è stato e avendo la possibilità di visitare anche i luoghi dell'orrore. Quello che è rimasto dei luoghi dell'orrore, che però sono luoghi che, nonostante appunto le devastazioni e le distruzioni operate all'esito, al momento della liberazione dei campi di sterminio, nonostante la distruzione appunto operata dai nazisti, tuttavia conservano ancora delle tracce e soprattutto sono una testimonianza preziosissima le parole appunto dei superstiti, di quei pochi superstiti su milioni di persone che hanno subito lo sterminio. Questo ritengo che debba essere, non questo viaggio della memoria, quindi questo pellegrinaggio laico, ritengo che non debba essere un evento isolato. Tant'è vero che siamo già al lavoro con lo staff, con l'equipe che mi supporta e che ha accolto da subito, sin dal primo momento, ha accolto molto molto favorevolmente, ecco, questa iniziativa, anche a proprie spese, voglio sottolineare, perché le due docenti qui presenti, la professoressa Cavallo Filomena e la professoressa Iaia Rosa, nonostante per la scuola non fosse possibile in quel momento supportare economicamente la loro permanenza, il loro viaggio, quindi il loro accompagnare i ragazzi con tutte le responsabilità connesse, non hanno esitato un attimo comunque ad aderire, a rendersi disponibili, ecco, a trascorrere con i ragazzi, a vivere con i ragazzi questo tipo di viaggio, che è molto molto particolare, perché non si può semplicemente definire un viaggio di istruzione, ma è un viaggio dentro se stessi, è un viaggio che i ragazzi hanno potuto compiere appunto mettendo in rilievo, mettendo in risalto quelle che sono le caratteristiche di ciascuno di essi in relazione ad eventi così particolari. E quindi sarà sicuramente un tipo di iniziativa didattico-educativa che porteremo avanti in maniera strutturale nel corso del tempo, proprio perché un maggior numero di ragazzi sempre nel corso appunto dei prossimi anni possa raggiungere quei luoghi e soprattutto poi possa farsi testimone e possa disseminare nei confronti non solo dei compagni a scuola, ma nel corso poi del prosieguo della propria vita. E detto questo, io lascio davvero la parola a loro. Grazie. Grazie a voi. Ora vorrei chiedere alla professoressa Iaia Rosa. Le parole non possono sintetizzare mai un'esperienza fino in fondo, questo lo sappiamo bene. Però quali parole potrebbero racchiudere l'esperienza vissuta con i ragazzi a Cracovia? Beh, io oserei usare l'espressione il recupero di una umanità negata. E visitare quei luoghi, insomma, è un'esperienza emotivamente molto forte. I ragazzi hanno toccato con mano a quale livello di crudeltà sia arrivato l'uomo in quei luoghi. E Hitler e i suoi seguaci erano completamente svuotati della loro umanità. E quindi nel momento in cui si viene fuori da quei luoghi, è come se ognuno di noi avesse sentito proprio la necessità di umanità, un appetito di umanità, che si traduce nel regalare quotidianamente un sorriso, un abbraccio, nel manifestare la propria affettività, tenendo conto che forse queste nuove generazioni hanno grosse difficoltà a volte a riconoscere le proprie emozioni e anche quelle altrui. E io, la professoressa, invece, in questo percorso abbiamo notato come loro abbiano, diciamo, siano stati legati proprio dalla compartecipazione emotiva, ed è un qualcosa a cui hanno dedicato tanta attenzione anche gli organizzatori,
perché molti colleghi, quando siamo rientrati, hanno sottolineato la fatica del viaggio, delle 30 ore in pullman. Ebbene, gli stessi educatori invece hanno sottolineato come lo stare insieme già nel pullman aiuti a fare gruppo. E questo gruppo, vi assicuro, che piano piano si è cementato fino ad arrivare al momento forse più bello dell'esperienza, che è stata l'assemblea plenaria, alla presenza di 600 alunni provenienti da tutta Italia. E lì si è iniziato proprio con un abbraccio reciproco. Ed è forse una delle esperienze che i ragazzi ricorderanno con maggiore piacere, perché lì non è stato un abbraccio di circostanza. Ognuno di noi ha proprio manifestato il fatto di aver condiviso un'esperienza così forte. Ed ecco perché si parla di un viaggio che cambia la vita. Quindi, insomma, io ripeto, da quel momento in poi cerco di, anzi sento proprio il bisogno di manifestare a volte quello che sento all'interno della mia anima. Quindi, insomma, è un'esperienza che davvero consiglio di fare a tutti. Veramente sono delle parole molto toccanti, perché lasciano trasparire queste emozioni, emozioni che voi potete vedere anche nelle immagini che stanno scorrendo, sono immagini che sono state realizzate nel viaggio lì a Cracovia, e poi il video che avete visto, e ne parleremo fra poco, riguarda la drammatizzazione che si è fatta il 23 febbraio scorso nei locali della scuola Barnaba Bosco, dal titolo I ricordi del signor Frank. Ora, tra le protagoniste di questa drammatizzazione vi è qui Carla di Ippolito, alla quale vorrei fare una domanda. In questi anni le immagini della Shoah, che noi siamo abituati a vedere sui libri di testo, ci hanno impressionato tantissimo, però immagino che visitare e avere un'esperienza diretta sul campo ha un impatto totalmente diverso dai libri di testo. Puoi descriverci un'immagine che porterai per sempre nella tua esperienza di vita? Allora, buonasera a tutti. Diciamo che ho sempre pensato che se un giorno avessi attraversato quel cancello, la mia visione della vita sarebbe cambiata. E in realtà così è stato. Come è stato detto prima dal professore Moro, le immagini che noi vediamo in televisione o sui libri ci impressionano sempre, ma non possono assolutamente essere paragonate a quello che noi abbiamo visto. Quell'area cupa che preannunciava già qualcosa, man mano che ci avvicinavamo a quel cancello, si faceva sempre più fitta. La scritta su quel cancello, Arbeit macht frei, era comunque molto toccante per noi. Il lavoro rende liberi, era la frase che ingannava chiunque entrava, chiunque sorpassava quel cancello, e molto probabilmente rimaneva nel campo, perché sono morti tantissime persone. Appena l'abbiamo sorpassato anche noi, e abbiamo percorso un lungo viale dove eravamo circondati da questi blocchi marroni. In ognuno di questi blocchi era raccontata una storia attraverso delle bacheche. Quelle che mi sono rimaste più impresse e che porterò per sempre sono quelle contenenti i capelli, gli occhiali, le scarpe, le gavette, che rappresentavano milioni di vite umane. Quelle immagini di bambini che si mantenevano in piedi a stento ed erano costituiti da delle ossa e da un filo sottilissimo di pelle, da uno strato sottilissimo di pelle. Diciamo che vedevo molte persone tra i visitatori piangere. Io non ce la facevo, perché più che tristezza provavo rabbia di tutto ciò che era successo. Penso che quella sia stata la più grande ingiustizia umana nella storia. Tutte queste immagini mi ritornano in mente soprattutto in quei piccoli momenti di riflessione che ho durante la mia giornata, e penso a quanto noi siamo stati fortunati a vivere questa vita, che naturalmente ci crea dei piccoli problemi che però possiamo risolvere molto facilmente. E adesso che noi ragazzi siamo diventati testimoni di quella strage, dobbiamo trasmettere ciò ai nostri coetanei e non solo, perché dovremmo ringraziare ogni giorno la vita di un dono grandissimo che ci ha fatto, che a volte diamo per scontato, che è quello della libertà. Bene. Grazie. Grazie a te. Veramente noi te lo diciamo col cuore, perché voi
siete tra i pochi alunni italiani di scuola media ad aver partecipato a questo viaggio. Circa sette, sette scuole medie d'Italia hanno partecipato, e la scuola Barnaba Bosco di Ostuni è tra queste sette, tre pugliesi. Circa 60.000 invece alunni hanno partecipato in generale in questo progetto durante gli anni in cui si è potuto realizzare, tranne il blocco della pandemia. Bene, io chiedo alla regia di mandare ora in onda un brano che è stato realizzato dal vivo dai nostri ragazzi, quindi se sentirete un fruscio, perché sono delle riprese che abbiamo fatto presso la nostra scuola durante la drammatizzazione del 23 febbraio, e ci ritroviamo fra poco. Che avete ascoltato è di Carla, proprio di Ippolito, e sinceramente non mi sto ricordando il nome di questo brano, che secondo me è un po' famoso. Tu ci puoi aiutare? Sì, questa qui era Auschwitz di Guccini. Benissimo, abbiamo fatto questa scelta con Andrea per questa trasmissione di reperire del materiale tutto nostro, quindi le foto che state vedendo e anche le immagini video sono tutte della Barnaba Bosco, realizzate da noi sul campo con i nostri inviati a Cracovia con la delegazione, e anche nostre lì in sede durante, ripeto, la drammatizzazione, che è stato un evento bellissimo che è stato proposto all'intera comunità scolastica e anche alle famiglie il 23 febbraio di questo anno. Ora passo la parola ad un altro ospite, l'alunno Mattia, che è qui accanto a me, al quale vorrei chiedere: c'è un luogo in particolare che ti è rimasto impresso, che ti ha colpito durante la visita al campo? Intanto buonasera a tutti. Sì, buonasera a te. Il luogo che mi ha colpito di più è stato ad Auschwitz, la stanza dove c'erano i bambini, i vestiti dei bambini e i disegni dei bambini, in cui si può vedere come delle persone innocenti, delle piccole persone che hanno sofferto tanto, quando in verità non avevano nessuna colpa. I disegni sono molto forti, mostrano ciò che volevano i bambini in realtà, cioè la libertà. Loro volevano essere solo liberi, non volevano nient'altro. E quelle stanze sono state molto difficili emotivamente parlando,
in cui ci siamo stretti tutti insieme e ci siamo dati conforto l'uno con l'altro. E questo è molto bello, dell'abbraccio, del tenersi insieme, di fare un'esperienza insieme che vi ha legati profondamente. Voi non siete tutti della stessa classe, ma è una delegazione dell'intero istituto, lo ribadisco, e c'è stata molta collaborazione anche da parte degli altri colleghi. Vorrei ringraziare qui in particolar modo i colleghi di strumento Carriero e Nobile, che sono proprio gli autori dei riarrangiamenti musicali che stiamo utilizzando durante questa trasmissione. Bene, c'è un abbraccio, a proposito di abbracci, particolare. Chiedo alla regia magari di mandarlo in onda. Ecco, ci siamo. Questo è tra la professoressa Cavallo, qui presente, e una delle poche sopravvissuti oggi ancora in vita, Lidia Maksimovčić. Che emozioni ha suscitato in te questo tipo di abbraccio? E al rientro, cosa ti ha permesso di raccontare ai tuoi alunni rispetto a questa pagina drammatica della storia? Salve a tutti. È un abbraccio, è stato un abbraccio molto molto forte, che conserverò nel mio cuore e anche fisicamente per il resto della mia vita. Quell'abbraccio ha voluto rappresentare l'essere lì con la storia e per la storia. Con la storia, perché Lidia è una delle pochissime tra le 200.000 persone, bambini, che sono stati portati a Birkenau e sono state il cosiddetto, è orribile dirlo, materiale privilegiato dell'angelo della morte, del dottor Mengele. Lei mi ha colpito moltissimo quando ci siamo abbracciate, lo sguardo intenso, il guardarsi, il penetrarsi e il non proferire alcuna parola, ma quello sguardo, in quello sguardo mi ha trasmesso un messaggio, l'impegno etico, civile, comportamentale che noi adulti, noi docenti, noi persone abbiamo nei confronti dei più giovani, nel nostro caso nei confronti degli adolescenti che abbiamo accompagnato in questo cammino molto importante per la loro vita. Quello sguardo mi ha riportato ad una sua affermazione durante l'intervista rilasciata: non bisogna provare odio. Lei non provava odio, non prova odio nonostante le tantissime sofferenze alle quali insieme agli altri bambini è stata sottoposta, perché ritiene che l'odio generi solo odio, e per estirpare ogni forma di intolleranza, per eliminare i totalitarismi che ancora oggi pervadono molte parti del nostro pianeta, per eliminare le sopraffazioni, le discriminazioni che ci sono, è importante ricordare, far sì che la storia diventi sia uno strumento per custodire l'orrore del passato, per far capire quanto sia importante operare per il bene. Quindi la storia, quell'abbraccio per me ha rappresentato la storia, il passato, è la chiave per continuare ad operare, ad agire con i ragazzi affinché quello che è stato non accada più. E sappiamo bene, alla luce anche di quanto stia accadendo in Ucraina o in Siria, è molto difficile operare. Il nostro compito, quando sono ritornata
a scuola con i miei alunni, ma anche con gli altri ragazzi delle altre classi con cui mi è capitato di parlare o anche al di fuori della scuola, è alimentare la formazione di anticorpi contro qualsiasi forma di ingiustizia, di discriminazione. Ecco, questo è quello che ha voluto rappresentare e rappresenterà per me sempre quell'abbraccio. Siete stati veramente, secondo me, fortunati a fare questo viaggio per il carico emotivo, ma anche per la ricaduta culturale e non solo, umana, come diceva prima la professoressa Iaia, questo recupero di umanità. E questa frase che oggi tu ci hai consegnato e che è anche per tutti coloro che ci stanno ascoltando è di fondamentale importanza, a mio avviso, non provare odio, specialmente per la storia che stiamo vivendo in quest'ultimo periodo di una guerra mondiale a frammenti, non solo in Ucraina. Beh, ora vorrei chiedere alla regia un fuori programma, se possibile, se riusciamo a fare un collegamento con alcune case, perché se non erro ci stanno ascoltando dei nostri alunni. Proviamo a raggiungere due alunni. Vediamo se abbiamo la possibilità. Ah, eccoli, compaiono. La terza Sara e Coluccia Andrea. Allora, io vorrei fare la stessa domanda, infatti la regia vi ha messo in doppio, tipo stile intervista in doppio, e rispondete una alla volta. Andrea naturalmente farà il cavaliere e risponderà per primo Sara. Come ti ha cambiato la vita questo viaggio, sia a Sara che ad Andrea? Proviamo? Allora, sicuramente il viaggio mi ha cambiato non solo dal punto di vista culturale, ma anche emotivo, perché oltre ovviamente ad aver appreso quanto visto nei campi, la crudeltà che è stata sottoposta a tutte le persone che sono state obbligate a lavorare per essere liberi, come diceva Hitler, però in realtà la maggior parte venivano spente lì, anche dal punto di vista emotivo, perché ora faccio molta più attenzione ai piccoli gesti, mi guardo molto quello che faccio io nei confronti degli altri, sto attenta a quello che dico per non offendere nessuno e soprattutto per tenermi stretta alle persone che ho, perché questa esperienza mi ha aiutato a comprendere quanto sia bella la mia vita rispetto a quanto pensavo prima, perché prima mi lamentavo spesso di cose inutili, ma dopo questa esperienza assolutamente non comprendo che erano veramente inutili. Molto bene, ti ringraziamo. Passiamo la parola ad Andrea. Buonasera. Diciamo, a me questo viaggio, diciamo, lo reputo fondamentale, utile, perché mi ha cambiato in ogni punto di vista. Partendo, diciamo, da un lato emotivo, come la mia compagna Sara di viaggio, diciamo, riconoscendo il giusto valore dei piccoli gesti, o comunque di gesti prima del viaggio ritenevo di, diciamo, piccolo valore. E quindi, diciamo, ho avuto questo cambiamento. Un'altra mia evoluzione è avvenuta in ambito sì, ti sentiamo. Ok, no, stavo sentendo una musichetta. Ho riconosciuto quanto fosse, come dicevo prima, è importante aver svolto questo viaggio, perché spesso, diciamo, sui libri non sappiamo fino in fondo tutto quello che è successo. Invece con esperienze sul campo.
Esatto, con i racconti anche dei sopravvissuti o comunque di parenti di sopravvissuti, ho riconosciuto tutte, diciamo, le barbarie che i nazisti hanno, diciamo, svolto. E proprio per questo riconosco, diciamo, una persona con grande valore, Schindler. E infatti noi abbiamo visitato il museo della sua fabbrica, perché lui appena ebbe la consapevolezza delle barbarie che i nazisti, come dicevo prima, stavano compiendo, lui ebbe un gran bel coraggio a, diciamo, prodigarsi a salvare tante vite dei perseguitati e mettendo anche a rischio la sua vita. Esatto. Molto bene. Noi vi ringraziamo per questo collegamento da casa. Naturalmente avremo anche altre occasioni in futuro perché la dirigente ci tiene molto e ce l'ha anche detto espressamente a far comunicare i ragazzi col mondo esterno rispetto a queste iniziative molto forti, ma in generale con tutti i percorsi educativi ed inclusivi che la scuola Barnaba Bosco ha messo in essere in questo anno scolastico e che sta già progettando per il futuro. Io vorrei ora passare la parola proprio alla dottoressa Guendalina Cisternino, la nostra dirigente, per un saluto finale, ecco, per una raccolta di idee, di queste emozioni soprattutto che hanno lasciato il segno sicuramente anche in chi ci sta ascoltando e in chi le ha vissute come noi le ha ascoltate per la prima volta. Sì, la voce dei ragazzi qui rappresentati chiaramente, no, come delegazione è la voce più veritiera, la voce più spontanea, è quella voce che ci fa davvero, fa a noi adulti davvero percepire che evidentemente in questa direzione stiamo operando bene. Lo dico senza falsa modestia, non chiaramente riferimento a me, ci mancherebbe altro, ma in riferimento alla progettualità educativa, ecco, della nostra scuola. Perché non si tratta, come dicevo prima, di un viaggio tradizionale, un viaggio di istruzione, per quanto possa essere di valore, per quanto possa essere importante, ma rappresenta appunto un viaggio per la vita, un viaggio che ciascuno di loro si porterà nel proprio bagaglio culturale, emotivo. Porterà nell'anima. E non solo questo, come appunto dicevano loro, il messaggio che loro saranno in grado e sono già in grado, ma soprattutto poi nel prosieguo della propria vita da giovani, da adulti, saranno in grado di trasmettere sicuramente un messaggio di libertà, di tolleranza, di rispetto per l'uno per l'altro, ma di rispetto per ogni tipo di forma umana. E il nazifascismo sappiamo che ha rappresentato l'intolleranza assoluta verso ogni tipo di cosiddetta diversità, secondo il loro modo orrendo, insomma, di vedere le cose. Quindi ogni tipo di diversità voleva dire non solo nei confronti principalmente degli ebrei, quindi la persecuzione ebraica, ma nei confronti dei disabili, nei confronti degli zingari, nei confronti degli omosessuali, nei confronti di tutti coloro che loro ritenevano non essere all'altezza, non essere degni di essere considerate persone. Quindi il grande valore, ecco, di questo viaggio sta proprio in questo, nel riconoscere invece la ricchezza di ogni persona, di ogni essere umano e quindi rispettarlo e valorizzarlo pienamente. Ecco perché ogni nostra azione è sempre e deve essere, anche quando magari circostanze particolari ci fanno a volte perdere la giusta direzione, ma bisogna sempre poi ritornare a vedere le cose nel loro vero valore, cioè la ricchezza della diversità è la piena inclusione di tutte le realtà umane, di tutte le realtà umane, quindi lavorare sempre affinché appunto ci sia la tutela, il rispetto e la tutela per tutte le forme di cosiddetta diversità, perché anche noi del resto siamo diversi, non certo non c'è un concetto universale di normalità.
tutto ciò che è normale allo stesso tempo, nello stesso momento, risulta appunto essere diverso. E, mi ritornano spesso alla mente le parole di Primo Levi, tra le tante testimonianze, no, che ci hanno lasciato appunto i pochi superstiti, i pochi sopravvissuti. E considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, lavora, soffriva semplicemente, cioè persone che venivano considerate meno di zero. Loro, come diceva, mi pare la Segre, ma comunque una di loro, venivano definiti pezzi, come se si parlasse di pezzi di legno, di pezzi di oggetti, e quindi come tali venivano anche poi trattati, quindi con una disumanità fuori da ogni logica umana. Quindi ragazzi, il messaggio è a loro, questo nostro agire è rivolto non solo a voi che siete qui presenti, ma è rivolto proprio a tutti i giovani che sono in formazione, che hanno una vita davanti e che devono quindi imparare a saperla spendere sempre per il bene, non solo proprio, ma per il bene del prossimo, per il bene dell'umanità, perché solo così l'umanità si potrà riscattare, forse in parte, dagli orrori che hanno caratterizzato il passato, ma che caratterizzano purtroppo ancora adesso. E quindi ogni nostro e vostro, ragazzi, ogni nostro agire, ogni nostro passo deve essere sempre orientato nella direzione del bene, nella direzione del rispetto e della tutela dell'altro. Veramente grazie, è stata secondo me una trasmissione molto bella ed edificante. Per i contributi che abbiamo ricevuto, le testimonianze ascoltate, le immagini che non sono soltanto un'opera di raccolta fotografica, ma delle icone di momenti che speriamo veramente che non possano più ripetersi. Ora io farei così, un saluto da parte di ciascuno, una parola e un saluto anche a casa, se volete rivolgere il saluto a qualcuno. Facciamo prima i ragazzi e poi le professoresse e la dirigente, e poi lo faccio anche io, un saluto e un ringraziamento finale. Cominciamo con Carla, chi vuoi salutare? No, vorrei salutare tutti i miei compagni di viaggio che ci hanno seguito in questa trasmissione. Vorrei ringraziare tutti per essere qui e buona serata a tutti, grazie. Mattia? Io vorrei ringraziare specialmente la preside e le due professoresse che ci hanno accompagnato in questo viaggio magnifico, e poi il gruppo del viaggio che è stato un gruppo che pian piano con i giorni, andando avanti, si è sempre solidificato sempre di più e continua ad essere così. Bene, la professoressa Cavallo. Io vorrei ringraziare la preside per l'opportunità che ci ha fornito nel poter vivere questa esperienza. Vorrei ringraziare l'organizzatore del materiale che si è tanto prodigato affinché l'esperienza potesse concretizzarsi, e tutti i miei compagni di viaggio che porterò sempre con me. Grazie. E anch'io sono molto grata alla dirigente scolastica per questa esperienza che ci ha fatto vivere. E un grazie anche a questi ragazzi, perché sono stati ragazzi motivati fin dall'inizio, che veramente ci hanno dato tanto. E sicuramente noi cercheremo d'ora in avanti di promuovere con tutte le nostre forze questa iniziativa, vista la bontà assoluta insomma dell'esperienza, e anche perché davvero l'organizzazione del Treno della Memoria, cioè gli organizzatori, sono persone che ci credono fino in fondo, sono dei volontari, tra l'altro persone che hanno tante attività diverse, sono avvocati, insomma assessori, professori, eppure ogni anno dedicano uno spazio a questa iniziativa proprio perché ci credono davvero fino in fondo, e anche noi d'ora in avanti ci uniremo a loro. Bene,
La preside, un saluto. Chi sì. vuole salutare? Io saluto i ragazzi, non solo loro che stanno qui con noi, quelli che sono in collegamento, i ragazzi che sono rimasti a casa. E saluto in maniera particolare le loro famiglie perché si sono fidate, ecco, di noi e hanno condiviso, ecco, questo progetto educativo nonostante le perplessità legate proprio all'impatto emotivo che sapevamo avrebbe potuto avere su di loro. E un ringraziamento particolare alle due professoresse qui presenti che, come dicevo a inizio trasmissione, sin dal primo momento hanno accolto con grande entusiasmo ecco il mio invito a partecipare, ad essere soprattutto loro come dire partecipi in prima persona ad accompagnare i nostri studenti, e senza riserve, davvero senza riserve. E un ringraziamento davvero particolare al professor Nicola Moro. Nicola, grazie davvero dal profondo del mio cuore. Io la ringrazio perché lei si è speso e continua a spendersi in maniera continua, senza soluzione di continuità, per portare alto il nome della nostra scuola, e collabora davvero assiduamente, come del resto le docenti qui presenti, come anche altri che stanno a scuola, ma lei su questo fronte, come anche su altri fronti, dà davvero il senso vero di quello che la scuola dovrebbe essere. È una comunità che incessantemente deve spendersi sempre per il bene dei ragazzi, e lei lo fa nonostante la sua giovane età. E nonostante forse, da quello che io so, ancora i pochi anni, no, di servizio nella scuola, però nonostante questo lei dimostra una professionalità e un attaccamento, ecco, al suo lavoro, e una deontologia professionale che non è da tutti, sempre senza polemiche, senza riserve, e sempre per il bene di tutti noi, dei nostri alunni. Quindi grazie davvero per quello che ha fatto e per quello che continua a fare, che continuerà sicuramente, no, anche a causa delle mie pressioni, no? Delle mie richieste continue. Siamo all'opera, non sveliamo nulla per ora. No. Va bene, io vi ringrazio, do un'ultima parola a Carla. Sì. Ho dimenticato prima di ringraziare i miei genitori, naturalmente, ecco, che mi hanno potuto far sì che io facessi questa esperienza. E certo, io stavo infatti proprio per ringraziare in primo luogo le famiglie, come diceva la preside. Le ringrazio in maniera particolare anche io perché ci hanno permesso di svolgere questa attività che è partita fin dall'inizio dell'anno scolastico. Sono stati molto collaborativi dal mese di settembre, sia per quanto riguarda gli eventi formativi che si sono realizzati prima del vostro viaggio, e per come vi hanno supportato e sostenuto, incoraggiato, e non vi hanno fatto mancare soprattutto la fiducia, perché dei ragazzi di scuola media 8 giorni fuori di casa non è facile. Sono state veramente delle famiglie eccezionali che ringraziamo pubblicamente, come lo ribadisco anche io, perché ho avuto esperienza diretta e di conoscenza. Vorrei salutare anch'io qualcuno. Saluto i miei figli da casa, Miriam, Giuseppe, Francesco, Elena e Giovanni, che sicuramente ci stanno ascoltando. E concludiamo con le parole di Liliana Segre. Non sono mai tornata là dove sono stata prigioniera. Non me la sono sentita. Una volta fui invitata nel 95, ma non me la sono sentita. Ad Auschwitz si va silenziosi, come quando il 2 novembre una famiglia va al cimitero. Voi avete avuto coraggio, siete andati silenziosi, siete tornati qui e ci avete fatto questo bellissimo racconto che sa di testimonianza, sa di coraggio, ma anche di speranza. E un saluto a tutti, e ancora grazie ad Andrea e a Lillo Zaccaria per l'ospitalità, e soprattutto ad Andrea per come ha curato la regia di questo incontro, ha messo insieme tutte le nostre attività, immagini, video. Ripeto, ringraziamo nuovamente i colleghi Nobile e Carriero per gli arrangiamenti musicali, e un saluto e un grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato. Thank you.
Ciao. 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 Ciao.